Recensione dell'ottavo episodio di The Last of Us. Allora, questo episodio è stato veramente molto particolare perché va ad adattare una parte narrativa del videogioco che, a detta del suo creatore, ovvero Neil Druckmann e tantissime persone, è forse quella più importante in assoluto, anche più importante del finale. Perché soprattutto nell'anno in cui è uscito il videogioco, ovvero il 2013, il fatto di avere una protagonista femminile era una scelta forte. Ma oltre a questo, il fatto che ti fanno cambiare personaggio così tanto avanti nella storia, perché appunto questa è una scena che arriva poco prima del finale, è una scelta forte, perché alla fine tu ti sei abituato dopo diverse ore ad utilizzare un unico personaggio e quando devi passare a un altro devi, non dico reimparare tutto da capo, perché ovviamente il gioco non funziona così, però certamente ti cambia di molto la prospettiva. E qua invece nella serie sicuramente serve per rendere il tutto più drammatico, ovviamente. Anche se, come sempre, io ho le mie opinioni un pochino negative, che tra l'altro sono state anche citate nel podcast ufficiale della serie, quindi vedi che ogni tanto la tirano fuori qualcosa che a me interessa, perché hanno citato un problema che la serie si porta dietro, ma ne parleremo, insomma, quando ci arriveremo ad analizzare la trama. Per il momento direi che possiamo cominciare dalle prime scene, appunto, di questa puntata, che... Ovviamente siamo in un periodo totalmente invernale, quindi insomma, come si vede anche da questo screenshot, cambia totalmente la location e il fatto che già è difficile sopravvivere in un mondo di questo tipo. Figurati quando poi scarseggiano gli animali, scarseggiano le provviste e in questo caso è Ellie che si deve occupare di Joel e non viceversa. Quindi è veramente una situazione molto, molto difficile per i nostri personaggi, anche se stranamente questo episodio non comincia con Ellie e Joel, ma comincia con l'introduzione al personaggio di David, che sarà il villain appunto di questa puntata. E praticamente qua la cosa particolare che forse è meglio che la diciamo già ora, praticamente il senso di David nel videogioco è che tu le incontri dal nulla, ti sembra un pochino amichevole anche se non vuoi fidarti di lui e nonostante tutto, appunto tutti i pregiudizi che puoi avere verso un estraneo in un mondo post-apocalittico, nel videogioco lui ti aiuta e quindi cominci a fidarti anche perché sei costretta a farlo, date le situazioni. E la stessa cosa accade anche qua nella serie, ma in modi molto diversi, che non è che non funzionano, semplicemente, a mio modo di vedere, il videogioco ha dei punti di forza che la serie non ha voluto toccare, e sinceramente non ne capisco il motivo, ma vabbè. Detto questo, la cosa particolare di questo personaggio è che a detta sua dovrebbe essere una sorta di prete. Anche se fin dalla prima scena si capisce bene o male che tutti sono intimoriti da lui, cioè provano veramente tanta paura. È vero che, insomma, fa parte di questo gruppo, di questa comunità che non sta passando un bel periodo, e quindi scarseggiano, insomma, le provviste e tutto il resto, ed è venuta a mancare anche una persona, ovvero il padre di questa ragazza. E quindi hai praticamente un gruppo che è diviso tra chi vorrebbe vendetta e chi invece vorrebbe semplicemente preoccuparsi insomma, di cercare di avere dei viveri e tutto il resto. E qua la cosa particolare, appunto, è che nonostante tutti gli sforzi di David, che poi vedremo anche nelle varie scene, è chiaro che c'è qualcosa che non va, perché essere così tanto intimoriti da quello che è il leader del gruppo, solamente perché è morta una persona o comunque le provviste scarseggiano, è un pochino strano. Quindi già dalle primissime scene ti fanno capire che effettivamente c'è qualcosa di più che non va, ecco, all'interno di questo gruppo. E tra l'altro qua vediamo questo bel signorino, ovvero Troy Baker,
che era il doppiatore originale di Joel nel videogioco e qui interpreta il personaggio di James, quindi gli hanno dato un ruolo anche a lui, che tra l'altro questo ci conferma anche il fatto che Ashley Johnson, ovvero colei che ha dato la voce a Ellie nel videogioco, apparirà per forza di cose nell'episodio finale, quindi ok, hanno voluto giocarsi i doppiatori principali negli ultimi due episodi, ci può stare. E qua, come dicevo prima, in questo gruppo tante persone sono intimorite dal leader, ovvero David, e lui se ne rende conto, quindi capisce che, insomma, ha questa influenza negativa su tutti gli altri. Però diciamo che lui se lo aspetta, appunto, dal resto del gruppo, ovvero di quelle persone del quale lui non si fida, mentre invece non se lo aspetta da una persona come James, perché è molto vicino a lui. Quindi vuole assicurarsi che quest'ultimo sia sempre pronto a seguirlo e fare i suoi ordini. E quindi, insomma, c'è questa dinamica molto particolare tra questi due personaggi che mi è piaciuta, perché alla fine è chiaro che sono due personaggi che sono motivati da idee totalmente diverse. Cioè, David, come scopriremo poi nel corso dell'episodio, è tutto un altro tipo di persona. Mentre io non credo sinceramente che James sia una persona così tanto cattiva. Cioè, è quel classico personaggio che tu vedi all'interno di un racconto che segue il leader. Cioè, non va a pensare molto alle sue azioni. Lui lo fa perché sa che il leader, insomma, dovrebbe portare un qualche tipo di beneficio alla comunità e si fida di lui. Quindi, insomma, c'è questa dinamica che mi è piaciuta molto. E poi andiamo avanti perché torniamo ai nostri personaggi ed è chiaro che Joel sta ancora soffrendo molto da questa ferita che gli ha procurato un aggressore ormai 2 episodi fa e Ellie non l'ha ancora abbandonato, insomma, sta cercando in tutti i modi di salvarlo, soprattutto dopo che abbiamo visto appunto lo scorso episodio dove si era ricordata quanto era successo con Riley, e quindi insomma sta cercando di fare del suo meglio appunto per salvarlo. E qua la cosa particolare è che praticamente si decide finalmente di andare a cercare un po' di selvaggina, insomma qualche animale da uccidere, poi cercare di utilizzare per avere del cibo. E qua ci fanno vedere questo coniglietto che, se non avete giocato il gioco, non capirete il riferimento, ma nel gioco praticamente c'è un passaggio tra l'ultima volta che giochiamo con Joel alla una delle primissime scene che vediamo con Ellie giocabile ed è introdotta da un coniglietto che viene ucciso proprio da quest'ultima per farti capire che adesso è lei al comando della situazione ed è in grado di uccidere e anche di cavarsela. E qua però, fortunatamente, poi dipende sempre dai punti di vista, ci fanno vedere che il coniglietto scappa via. Però, nonostante questo, Ellie è in grado di uccidere questo cervo. Quindi, insomma, ci fanno vedere anche come ha imparato a utilizzare questo fucile dopo che Joel gliel'aveva insegnato. Quindi, anche questo è una di quelle classiche scene in cui vedi il personaggio che ha imparato effettivamente qualcosa dagli episodi precedenti e la utilizza a suo vantaggio. Insomma, c'è questo percorso di crescita che ci sta assolutamente, fatto veramente bene. Qua vengono introdotti i personaggi appunto, di David e James a Ellie, perché loro sono i primi ad arrivare al cervo e quindi vorrebbero appunto portarlo alla loro comunità. Però appunto vengono poi sorpresi da Ellie che cerca di, insomma, farli allontanare e farsi dare via il cervo, però insomma David la convince un attimino a dividere nel caso quest'animale, perché appunto anche loro fanno parte di una comunità. E qua c'è una parte piuttosto particolare con Ellie che ha in mano questo fucile, perché ovviamente per loro Ellie non è una minaccia, nel senso che è una ragazzina, quindi come tale la vai a gestire. Oltre al fatto che, se ci fate caso, il modo in cui lei tiene il fucile non è propriamente corretto. Questo perché è un fucile molto pesante, esattamente come nella realtà questo. E quindi quando sei, insomma, un adolescente o qualcosa del genere, non riesci appunto a prenderla in mano correttamente. E già loro da questo capiscono appunto che lei non è una vera minaccia, fino in fondo. E quindi insomma cominciano a cercare insomma, di convincere al fatto che potrebbero semplicemente dividersi il cervo senza
senza cercare di avere altri problemi. Oltre al fatto che David dice che oltre a dividersi il cervo potrebbero semplicemente scambiarsi delle provviste, e qua Ellie, stupidamente, anche se poi non è che aveva chissà quale opzioni, dice a David che sta cercando delle medicine. E appunto non è una scelta del tutto stupida, però gli hai dato un indizio a questo personaggio per fargli capire appunto che anche se fossi stato in un gruppo vuol dire che c'è qualcuno che ha bisogno di alcune medicine, quindi insomma non ti puoi muovere proprio liberamente, quindi insomma da qui in poi capirà appunto che Ellie non solo non è una minaccia ma ha bisogno di qualcosa, e oltre a questo è accompagnata anche da qualcuno. Perché ovviamente non può essere sola in questo contesto. E qua c'è questa screenshot veramente molto creepy, dove praticamente David rivela ad Ellie che qualche giorno fa, perché dal sesto episodio all'ottavo episodio sono passati letteralmente 3-4 giorni, una persona, ovvero Joel, aveva ucciso un membro del gruppo di David, ovvero il padre di quella ragazza che abbiamo visto all'inizio episodio. E ovviamente lui non sa appunto chi è Joel, però l'indizio era che era stata appunto una persona a cavallo che portava con sé una ragazzina. E qua c'è la frase che veramente mi ha colpito molto di David, ovvero che secondo lui tutto accade per una ragione, e il fatto appunto di far morire uno del loro gruppo, che poi si scopre che appunto è successo a causa di questo gruppo, insomma di questo duo di persone, ovvero Joel ed Ellie, ha portato a lui una ragazza per il quale lui prova un certo tipo di attrazione, ma su questo ci arriveremo più avanti. E quindi insomma da qui capiamo che non è più Ellie in controllo della situazione, ma è in realtà appunto David e James. E quella cosa interessante appunto è che all'inizio ti aspetti appunto che James in questo caso o la uccide o comunque si fa dare il fucile, quindi possono catturarla, mentre invece in realtà David qua fa una buona azione, perché consegna ad Ellie delle medicine che James aveva portato dal loro gruppo e poi la lascia andare via. Il problema però qual è? Che appunto quando hai un villain di questo tipo, la cosa più furba che puoi fare è appunto quella di fargli fare una buona azione. Perché dopo che tu hai fatto una buona azione, ovviamente anche se l'altra persona non si fida, sai che comunque, insomma, questa persona qua potrebbe avere un lato positivo. Io credo che nel videogioco tutta questa serie di cose funziona meglio. Perché nel videogioco la situazione è al limite, non è uno standoff, insomma, non c'è un dialogo di chissà quale tipo. Cioè, tu hai degli infetti, devi salvarti da quegli infetti. E quindi da lì succedono diverse cose. Qua gli infetti non ci sono, e su questo ci arriveremo. E quindi il tutto, ripeto, secondo me funziona, assolutamente. Però, capito, manca qualcosa di più drammatico, ecco. E poi andiamo avanti, perché c'è questa scenetta che, mamma mia, i feels sono 100%, perché appunto la medicina che si è fatta dare Ellie è una penicillina, che è buona contro, insomma, ogni tipo di infezione o qualcosa del genere. E la cosa bella è che praticamente, insomma, lei ha una siringa, dovrebbe iniettare questa medicina a Joel, ma non sa come farlo. Poi alla fine si decide, secondo lei dovrebbe anche funzionare, e poi insomma decide di abbracciare Joel, ignorando, ma anche perché non è che può fare chissà che cosa, il fatto che qualcuno starà sicuramente cercando e dovrà affrontare queste persone. E qua la cosa bella appunto che Joel, nonostante sia mezzo in coma, comunque non è ancora cosciente, si avvicina ad Ellie in questa scenetta che è veramente molto molto ma molto bella. E poi andiamo avanti a questa scena dove arriviamo a, insomma, torniamo da David e James, che tornano dal loro gruppo con il cervo che aveva ucciso Ellie. E qua la cosa particolare è che, come ha detto prima, ci siamo ormai resi conto, o meglio l'abbiamo intuito, che qualcosa non va all'interno di questo gruppo,
Ma adesso è tutto molto più plateale perché. Se all'inizio il problema era quello, non solo che era morta una persona, ma che mancavano delle provviste, nel momento in cui tu porti delle provviste, ovvero un cervo che puoi dividere con tutta la tua comunità, questo non basta a rallegrare le persone. E quindi, insomma, cioè, questo ti dà un chiaro messaggio che qualcosa non va, oltre al fatto che. Qua abbiamo anche il primo indizio che probabilmente la carne che vedete qua su schermo non è effettivamente carne di animale. Ma insomma, su questo ci ritorneremo a breve. E poi, insomma, andiamo avanti al giorno seguente, dove vediamo che Ellie, bene o male, si rende conto che deve proteggere Joel da quello che sta per arrivare, perché lei può attirare verso di sé questi assalitori, insomma, di questo gruppo di David, ma Joel, insomma, è ancora bloccato lì in questo seminterrato, insomma, di questa casa che non può proteggersi da solo, no? E quindi decide di dargli un coltello e avvisarlo. E qua, per come ci hanno fatto vedere questa scena, all'inizio pensi, oh cavolo, adesso trovano Joel, fanno una super, iper, mega battaglia corpo a corpo, insomma, cose di questo tipo, che in realtà non è così lontana dalla verità, però insomma, ti fanno capire che la penicillina che Ellie ha dato a Joel ha effettivamente funzionato, perché poi lo vedremo un pochino molto più attivo dopo. Ma quella cosa che mi è piaciuta di questa parte di trama è che appunto sono arrivati i membri del gruppo di David, tra i quali anche James, che è stato quello che ha sparato al cavallo di Joel ed Ellie, mentre quest'ultima cercava appunto di attirare insomma, tutte queste persone via dal loro nascondiglio. E qui è stata interessante questa cosa perché appunto una volta che. Insomma, si è capito chi era Ellie e chi è Joel, quello che ha fatto Joel. La prima reazione di James in questo caso era quella appunto di uccidere direttamente Ellie. E qua alla fine poi non l'ha fatto, solamente per l'intervento appunto di David. E quindi insomma, anche qua ti fa capire che nonostante tutto, questo personaggio è ancora in totale controllo del suo gruppo, oltre al fatto che. Fa anche strano pensare che tu hai la versione videoludica di Joel che sta a sparare non tanto verso la versione televisiva di Ellie, ma quasi. Quindi molto particolare questa scena. Oltre al fatto che qua c'è un tema ricorrente, che questo cioè, l'avevo notato pure io, però insomma è stato detto anche da diverse persone su Twitter e non solo, che. Ormai è una fase, o meglio, è un andazzo di trama, che accade spesso, dove c'è Joel che fa qualcosa e poi, le persone che notano quello che ha fatto Joel, perché magari ha ucciso una persona loro cara o insomma uno del loro gruppo, se la prendono con il duo appunto, di Joel ed Ellie. Poi andiamo avanti perché, insomma, Ellie è stata catturata da David e quindi adesso la troviamo all'interno di questa cella, appunto. E qua è molto particolare questa scena perché, ovviamente, quando tu hai il tuo protagonista che è in pericolo, ti aspetti che l'altro protagonista venga a salvarla. Che alla fine nel videogioco questo accade. Poi, certo, lo vedi solamente tipo negli ultimi 5 minuti, però appunto. Sai che dovrà intervenire Joel. Ed effettivamente accade perché alla fine vediamo che Joel si è ripreso, ha ucciso un paio di assalitori e si è fatto dire dove appunto si trova Ellie. Oltre al fatto che qua vediamo, forse per la prima volta in assoluto, come Joel è pronto a qualsiasi cosa per cercare di arrivare da Ellie e non si fa alcuno scrupolo nell'uccidere. Queste persone del gruppo di David che, ripeto, non sono effettivamente cattive, cioè stanno solamente seguendo degli ordini. E qua te lo dicono apertamente questa cosa perché praticamente Joel non aveva alcun bisogno di ucciderle queste due persone, poteva lasciarle lì. Però una volta che sai che queste persone potrebbero tornare, riattaccarti e tutto il resto. Vuoi evitare di correre qualsiasi tipo di problema. Oltre al fatto che questo ci rimanda anche al passato di Joel, ovvero che quello che aveva raccontato qualche episodio fa, quando viaggiava ancora con Tommy, e aveva fatto un sacco di nefandezze, aveva ucciso chissà quante altre
persone innocenti. E quindi, sotto questo punto di vista, alla fine rivediamo una versione passata di Joel, quindi molto interessante. E qua andiamo avanti, che c'è questo dialogo molto importante tra David e Ellie, che praticamente David dice a Ellie, o meglio, cerca di convincerla che tutto quello che lui sta facendo lo fa perché ci tiene alla sua comunità. Esattamente come il fungo del Cordyceps tiene a tutte le altre, tutti gli altri germogli, appunto, di questo fungo che vanno ad espandersi verso i corpi delle persone e tutto il resto. E quindi crea un parallelo, appunto, tra l'infezione che c'è nella trama e le sue azioni, prendendo appunto spunto dal fatto che tutta la trama di The Last of Us è un discorso sull'amore, cioè un discorso su quanto tu ci tieni alle persone che ami e cosa sei disposto a fare per cercare di salvarle. E questa metafora con il fungo del Cordyceps credo che sia molto, molto interessante. Però certo, alla fine, insomma, il tutto funziona perché lui vuole cercare di convincere Ellie che una persona come lei potrebbe far comodo alla loro comunità, oltre al fatto che appunto possono aiutarsi a vicenda, lei potrebbe diventare un buon leader, che allora diciamolo perché ormai credo che si sia capito che l'interesse di David verso Ellie insomma va ben oltre queste cose, c'è anche qualcosa di tipo di sessuale, insomma tutto il resto che si era anche un pochino capito ormai, ma qua la rivelazione principale di questa scena è che appunto Ellie capisce che nel gruppo di David vanno a mangiare della carne umana, che mamma mia, e questo spiega definitivamente perché le persone appunto all'interno di questa comunità sono del tutto terrorizzate da lui. Quindi non basta fare una buona azione, non basta cercare di insomma, portare ordine all'interno di questa comunità. Cioè, se queste persone sanno che prima o poi dovranno mangiarsi a vicenda o qualcosa del genere, puoi ben capire che la situazione è decisamente messa male. Oltre al fatto che non l'ho detto prima, ma qua si crea decisamente un paragone tra quella che è la comunità di Jackson, ovvero dove vive Tommy, e questa comunità di David, dove appunto nella comunità di Tommy ci sono delle leggi, ci sono delle regole, è una comunità che riesce ad andare avanti, a prosperare. Nella comunità invece di David non ci sono delle vere e proprie leggi e il tutto va avanti grazie al fatto che lui si è inventato di essere un prete. Quindi l'unico modo per tenere unite queste persone è quello di utilizzare una sorta di culto religioso e tutto il resto. Nel podcast della serie hanno detto anche una cosa molto particolare, ovvero che nel corso della storia, quando tu hai avuto al comando di una nazione, di un paese, insomma, quello che è, un culto religioso, molte volte quel culto religioso non è stato in grado appunto di gestire la nazione, il paese, insomma tutte le persone. Mentre invece quando tu hai una forma di governo, nel senso che hai delle persone che eleggono un rappresentante e tutto il resto, insomma quel paese, quella nazione riesce a prosperare. E qua è un paragone che loro vogliono effettivamente fare all'interno di questa puntata. E quindi è abbastanza interessante vedere che all'interno di tutte queste fasi narrative ci verranno ad inserire anche un discorso sociale di questo tipo, quindi molto interessante. E ritornando alla scena in sé, però, qua vediamo che appunto Ellie sta quasi per fidarsi di David, anche se poi alla fine, insomma, riesce a rompergli un dito e a fargli capire che non vuole in alcun modo fidarsi di lui. Oltre al fatto che per tutto il tempo Ellie non aveva rivelato il suo nome a David, e qua alla fine
glielo dice solamente per fargli capire. Adesso potrei dire ai tuoi compagni chi ti ha rotto un dito, giusto per cercare appunto di mandargli un bel messaggio che lei ancora non è pronta ad arrendersi. E qua appunto arriviamo verso il finale di questo episodio, dove c'è James e anche David che insomma si sono decisi di fare a pezzi Ellie, quindi mangiarselo o qualcosa del genere. E qua la trovata geniale di Ellie è che gli dice a loro due di essere infetta, e lei può provare di essere infetta facendogli vedere essenzialmente il morso appunto di un infetto sul suo braccio. E quando vedono il morso sul braccio, James dice: ma che cavolo stiamo facendo, David? Meglio stare alla larga. Anche se lui, David, non si fida. E qua Ellie è molto scatra, riesce a prendere appunto questo macete che ha in mano David, e riesce a uccidere il nostro povero Joel, videoludico, ovvero James. Ma poi c'è il confronto finale appunto tra Ellie e David, che non voglio riprendere nella sua interezza, però è stato veramente molto bello, perché alla fine è la classica situazione tra gatto e topo, quindi quando si stanno cercando a vicenda per colpirsi all'ultimo sangue. E qua ovviamente vediamo come appunto insomma Ellie riesce ad avere la meglio su di lui e scatena tutta la sua rabbia, tutta la sua violenza appunto su questo personaggio, che ovviamente questa è una scena che riprende anche il videogioco, ed è molto particolare perché alla fine questo evento andrà a segnare in modo profondo il personaggio di Ellie, e che in qualche modo insomma ci fa capire anche e perché sono successe le cose che sono successe nella parte 2 del videogioco. E qua però c'è un bel cambiamento all'interno della serie, perché nel videogioco Joel arriva all'ultimo secondo, dopo che David è già stato ucciso, e riesce a insomma trattenere via Ellie da questa ondata di violenza, quindi insomma la riporta un pochino alla ragione. Nella serie invece questa cosa non accade, perché Ellie si è già sfocata, è uscita da questo edificio in fiamme, e solo dopo riesce a trovare Joel. E appunto è un cambiamento particolare, perché nel videogioco tu hai Joel che in qualche modo vuole proteggere Ellie da questa violenza, mentre invece qua Ellie non è stata protetta e ha fatto tutto quello che doveva fare fino in fondo. E anche esagerato, perché specifichiamolo che David era già morto da almeno dopo due o tre fendenti, e lei ha continuato per altre 4, 5, 6 volte. Quindi insomma una scelta molto particolare per chiudere questo episodio, che devo dire la verità, mamma mia i feels, perché ma c'è questa scenetta tra loro due, c'è, allora diciamo, Bella Ramsey in questo episodio è stata fenomenale, cioè se non gli danno un Emmy per la performance di Ellie, cioè veramente sarà uno spreco, perché è stata bravissima. E poi insomma arriviamo alla chiusura dell'episodio, dove i nostri personaggi sono terribilmente segnati da tutto quello che è successo, ma riprendono il loro cammino. Manca ancora una volta il pericolo degli infetti, cioè giusto per farvi capire, quando Ellie esce col fucile all'inizio dell'episodio per cercare appunto di cacciare un po' di animali, si sentono dei rumori che sono simili a quelli di un clicker. Ecco, dopo 8 episodi della serie, io ero sicuro, ma sicuro al 100.000%, che non ci sarebbe stato nessun tipo di clicker. Ma mai e poi mai. Perché per come hanno strutturato il world building di questa serie, gli infetti ce ne sono veramente pochi, e se ci sono, sono solamente nei centri abitati, che magari potrebbe anche avere senso, però veramente secondo me non ti trasmette questa idea di mondo post-apocalittico, cioè te lo trasmette attraverso le persone, insomma gli umani, che è giusto assolutamente che sia così. Però il bello secondo me del videogioco è che avevi una società che ormai era caduta in pezzi, e quindi insomma ognuno faceva quello che voleva, ma il pericolo degli infetti
era sempre presente, cosa che invece qua non c'è. E secondo me è un grande difetto di questa serie. Ripeto, non va a togliere le performance degli attori, la gestione della trama, i cambiamenti positivi che hanno fatto, però il fatto che non si vedono quasi mai gli infetti, è, secondo me, una grande pecca, perché magari hanno voluto fare cioè hanno voluto cercare di fare un adattamento che non era simile a The Walking Dead o qualcosa del genere. Però, capisci, cioè, non ti puoi preoccupare di essere simile a una serie TV trash come è stato The Walking Dead. Cioè, ripeto, sei in un mondo post-apocalittico dove ci sono degli infetti che bene o male lo governano quasi, facci vedere che dal nulla ne può spuntare uno a caso e può attaccare le persone. Cioè, ora, in queste 8 puntate non se n'è mai visto uno di questo tipo. Quindi, non lo so, non riesce a trasmettermi lo stesso pericolo, appunto, di quello del videogioco. Ed è un gran peccato, perché potevano veramente inserirne 2 o 3 sparsi nel corso di episodi. Ora, non è che sarebbe cambiato chissà che cosa, però ti dava bene o male la stessa atmosfera che c'era anche nel videogioco. Insomma, vabbè. Detto questo, gente, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo 8º episodio. Io vi rimando alla prossima puntata, ovvero l'ultima, il finale di stagione, che arriverà la prossima settimana. E detto questo, stay tuned per altri video sul canale YouTube.